per aiutarci a vivere bene il Santo Rosario, è bene anzitutto quando lo preghiamo di metterci alla presenza di Dio, prima cosa. Cioè aver ben presente la nostra coscienza davanti a chi siamo. Quindi richiamare anzitutto nello spazio di qualche respiro questo essere al cospetto di chi ci ama, di chi ci vuole, ci ha creato, ci ha salvato. Poi davanti a questo cospetto rivolgere la nostra lode, la nostra gratitudine, invocare lo Spirito Santo perché Cristo si incarni nella nostra preghiera e lodare il Signore, benedirlo, ringraziarlo per il dono della Vergine Maria. Poi mettere al suo cospetto anche le intenzioni per cui vogliamo pregare, le persone che ci hanno chiesto un ricordo nella preghiera, le circostanze che vogliamo portare nella preghiera perché siano elevate da questo abbraccio di salvezza che il Signore compie nel corrispondere alla nostra preghiera. E poi l'inizio della, lo chiedevano anche a Padre Pio, no? Se nel rosario bisogna concentrarsi di più sul mistero o sull'Ave Maria. Lui diceva concentratevi di più sull'Ave Maria, perché nell'Ave Maria c'è anche il mistero. Infatti, come dice San Giovanni Paolo II, nel Rosarium Mysterium, che è la lettera apostolica che lui ha scritto sul rosario, il fulcro di ogni Ave Maria è il nome di Gesù. Cioè, è tutto un ruotare intorno a questo centro che va puntualizzato nella preghiera, va detto anche con un certo accento, con un certo incedere su questa parola, sul nome di Gesù, che diventa come un piolo attorno al quale gira poi e si approfondisce tutto il mistero della salvezza. Ma Gesù, lo sappiamo, desidera che mentre preghiamo il rosario, poiché è la preghiera mariana per eccellenza, non ci distraiamo rispetto a sua madre, la Madonna. Un buon rosario è un rosario che è attento anche a lei, che sta davanti a lei. Tante volte, a me succede quasi sempre, preghiamo il rosario pensando a Gesù. Invece Gesù vuole che pensiamo a Maria, perché sarà Maria che ci porta a Gesù nella maniera giusta. E allora un modo che può essere utile è questo, prendere un'immagine di Maria e ad ogni Ave Maria baciarla, baciare questa immagine e dire ti amo Maria, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Questo segno, questo gesto, ci aiuta a prendere contatto con la realtà, con colei che stiamo pregando e ci aiuta anche a fare un gesto d'amore, che è quello che facevamo con le nostre mamme, per indicare qual è la nostra posizione, qual è la nostra relazione rispetto a lei. Gesù ce l'ha donata come mamma e quindi desidera che noi intratteniamo con lei anche una relazione affettuosa, non solamente di venerazione, ma anche di intimità, di confidenza. E questo modo di recitare il rosario, che può essere fatto naturalmente quando siamo da soli, sicuramente accrescerà in noi questo affetto che piace molto al Signore. Perché Gesù desidera che noi amiamo la Madonna come l'ha amata Lui. Anche se sarà quasi impossibile amarla come la ama Lui, ma possiamo almeno provarci, ecco, che il Signore ci aiuti ad imparare a pregare bene la corona del rosario con questa adesione alla realtà di ciò che amiamo celebrare.